Dove andate, signor Daut? Ero venuto a cercare qualcuno. Perché non ritornate dentro? Oh, certo, se lo desiderate, io. Si sta veramente bene qui fuori. Sapete, voi due facevate una magnifica coppia. Io una volta conoscevo molti balli. Il Foxtrot e quell'altro, il Black Bottom, il Charleston. Non lo so, ora credo di non aver più tempo di farlo. Non ho un minuto libero. Che cosa fate, signor Daut? Oh, vado con Harvey nei bar, beviamo qualcosa, ascoltiamo la pianola. E allora i visi di tutta quanta la gente si voltano verso di me e sorridono. E poi dicono: Noi non vi conosciamo, amico, ma siete un gran simpaticone. Harvey ed io ci sentiamo come riscaldati in quei momenti. Siamo entrati come estranei e ci troviamo fra amici, ci vengono vicino, si siedono, beviamo insieme e parlano con noi. Ci dicono delle immense, terribili cose che hanno fatto, delle immense, stupende cose che faranno. Le speranze, i rimpianti, gli amori, le avversioni, tutto immenso. Perché nessun uomo porta mai niente di piccolo in un bar. Infine, io li presento ad Harvey e lui è più grande di qualsiasi cosa che gli altri offrano a me. E quando se ne vanno, sono molto impressionati. Difficilmente si fanno rivedere, ma questa è invidia, miei cari. L'invidia alberga anche negli uomini migliori. Ed è un peccato. Non è vero? Come mai l'avete chiamato Harvey? Ma perché il suo nome? E come lo sapete? Oh, è stata una coincidenza molto interessante, dottore. Diversi anni fa, una sera, stavo facendo la mia solita passeggiata lungo la Fairfax Street, fra l'ottava e la nona strada. Io... Conoscete la zona? Sì, sì. Io avevo appena messo Hickey in un taxi. Hickey aveva mescolato birra e whisky e così non era in condizioni di andare a piedi. Beh, comunque, come dicevo, stavo passeggiando quando sentii una voce dire: Buonasera, signor Daut. Io allora mi rivoltai e ti vidi questo grande coniglio bianco appoggiato ad un lampione. Non ci trovai nulla di strano, perché quando uno ha vissuto in una città quanto ho vissuto io in questa, si fa l'abitudine al fatto che tutti conoscano il tuo nome. E naturalmente io cominciai a discorrere con lui e lui mi disse... Hickey era un tantino sborniato stasera, se non ho visto male. Non si sbagliava, aveva visto giusto. Io ho la massima stima di Hickey, ma Hickey era sborniato. Beh, continuammo ancora a discorrere e gli dissi infine, dissi... Tu hai un vantaggio su di me. Tu sai il mio nome e io non so il tuo. E lui subito mi disse: Che nome ti piace? Beh, non avevo neanche bisogno di pensarci, perché io, Harvey, è sempre stato il mio nome preferito. E così gli dissi: Harvey? E lui questo è il lato più interessante di tutta la storia. Disse: Quale coincidenza, mi chiamo per l'appunto Harvey.